Tutti ben ritrovati in un nuovo video, riconosciamo la location. Allora, video dedicato nuovamente perché ne abbiamo già parlato, siccome ho ricevuto anche un po' di domande, eccetera, ho detto, sa che ho un attimino di tempo, visto che comunque mi sto portando avanti coi contenuti, oggi è mercoledì 17 luglio. Ci sono dei video programmati, ma siccome è mio obiettivo tenere attivo il canale anche tutto il mese di agosto, ferie, cose, annessi e connessi, stiamo cercando di far quadrare il tutto. Comunque voi restate sintonizzati, iscrivetevi al canale così non vi perdete nulla. Bando alle ciance, olio gel struccante. Ho ricevuto un po' di commentini dove poi ne avevamo già parlato. Che tra l'altro l'avevo, ne ho un'altra confezione, ne ho comprato uno, l'ho regalato alla mia amica Katia che lo sta utilizzando e le piace molto. Io questo l'ho scoperto per caso, già ve l'avevo detto, lo sto utilizzando alternando a vari metodi di struccaggio. Se mi seguite lo sapete, se non mi seguite mi raccomando seguitemi e iscrivetevi al canale. E nonostante io stia utilizzando un po' di prodotti che sapete che sto facendo girare estremamente pratici, insomma, ci siamo capiti, devo dire che questo è stato un signor prodotto non solo da un punto di vista economico perché costa meno di 5 euro, credo di averlo pagato 4,50 euro per 125 ml. Però è un prodotto che a me piace molto, oltre a per l'aspetto economico, con vitamina C e complesso di alfa idrossiacidi, ideale per il trucco waterproof, non lascia residui grassi, pelle morbida, morbida, idratata e luminosa, Clinians Clinica della bellezza. Siccome mi avete fatto un po' di domande in dettaglio, non vorrei che nell'altro video dove ne abbiamo parlato magari sono stata poco precisa, insomma sapete anche che le beauty recensioni vi faccio vedere, magari dipende anche un po' dal prodotto, la resa della stessa beauty recensione, anche se mi sembra che quel video vi fosse piaciucchiato. Comunque cerchiamo di chiarire un attimino meglio le varie cose di questo prodotto, le varie caratteristiche. Prodotto versatile, multiuso, che con un unico gesto permette di detergere profondamente, eliminando impurità, sostanze inquinanti e struccando rapidamente ed efficacemente il viso, occhi, labbra e anche il trucco waterproof. La sua formula arricchita con vitamina C, succo d'arancia e complesso di alfa idrossiacidi, miscela di alfa idrossiacidi acidi, ce la posso fare da frutta, ha una texture che si fonde a contatto con la pelle, sprigionando un profumo rilassante di neroli, buonissimo. Tra l'altro, io nel negozio di essenza, parentesi neroli, al Carrefour di Pavia, c'erano le acque profumate in offerta, non so, magari ve l'ho già detto, perdonatemi. Ho sniffato, mi sono annusata l'acqua di neroli, non la fanno più. Era buonissima, non ce n'era più. Vabbè, neroli a parte e fiori d'arancio per un momento di puro benessere. Non secca la pelle perché pulisce per affinità, regalando una pelle perfettamente pulita, morbida, idratata e naturalmente luminosa. È adatto a tutti i tipi di pelle, consigli d'uso, applicare una piccola quantità sulla pelle asciutta ed effettuare un delicato massaggio circolare fino a quando il prodotto si trasformerà in olio setoso che scioglie facilmente trucco e impurità. Aggiungere acqua tiepida e con i polpastrelli, continuare a massaggiare fino ad ottenere un latte leggero che si risciacqua facilmente senza lasciare residui oleosi. Si può utilizzare anche sugli occhi ben chiusi per eliminare il trucco. Allora, se mi seguite sapete che tendenzialmente io umidifico leggermente le mani, perché per quanto quello che consigliano i singoli prodotti dei vari brand, uno deve anche studiarsi un attimino la propria pelle, come quando nelle acque micellari viene scritto non risciacquare. Ecco, ci siamo capiti. Però, siccome questo prodotto ha generato un po' di domandine, ho le mani completamente asciutte, ovviamente prima lavate e sono asciugate. Voglio proprio fare quello che effettivamente dice per farvi vedere la resa. Allora, questa è la quantità che metto, poca, tanta, né poca né tanta, in relazione a questo make-up, bene o male, con questo tipo di prodotto, bene o male, questa è la quantità. Vado a spalmarmelo bene sui vari polpastrelli e comincio a sciogliere il make-up.
Allora, la profumazione è piacevolissima, gli occhi ben chiusi. È piacevolissima, un mix di agrumi, neroli, che veramente è una profumazione fresca, inebriante, con un sottotono quasi legnoso. Vado a massaggiare bene, vedete che scioglie, richiudo. Ok. Cioè, la profumazione, a mio avviso, è veramente inebriante. Gli occhi, mi raccomando, chiusi. Mi sciacquo. Eccomi. Aspettate che ci asciughiamo. Ok. Allora. Sono un po' stanca, si vede. Vado a tamponare. Avete visto prima che ho massaggiato per benino, poi mi sono sciacquata. Profumazione buona rimane, ma non è assolutamente fastidiosa. Certo è che se non vi piacciono gli agrumi, questo olio gel struccante non ci piace, ecco. Allora, io dopo che utilizzo questo, proprio perché effettivamente deterge profondamente, massaggio bene tutto, levo bene tutto, sciacquo bene tutto, non vado ad utilizzare un detergente con questo prodotto perché fa quello che deve fare da solo, quindi è un prodotto a mio avviso due in uno, non lascia residui effettivamente. Non sento la pelle tirare, certo è che se voi siete persone che non hanno una skincare, forse potrebbe dirvi: ma metti qualcosa di idratante, ma non è che secca la pelle, ecco, cioè io trovo che struccarsi senza poi mettere nulla, nulla, nulla mi sembra un po' esagerato. Una cremina, diciamo che aiuterebbe. Però per il resto devo dire che al di là di questo aspetto è un prodotto molto molto valido. Qui non c'è nulla, è un'ombra, ok, è la stanchezza, vedete? Stasera bomba di idratazione con i patch, che già ne faccio, ma più sono stanca, più il mio contorno occhi ne richiede e bisogna farlo. Detto ciò, spero che la spiegazione, bene o male, vi sia piaciuta, vi sia stata utile, che vi abbia permesso di capirne l'utilizzo. Allora, lo consiglio sì. Non lo consiglio se non vi piacciono gli agrumi perché si sentono tanto. È un olio gel struccante, estremamente profumato, lo dice, non è che dice che non ha profumazione e poi profuma, è coerente. Trovo che non aggredisca la pelle, che è un buonissimo prodotto e francamente potrei assolutamente riprenderlo. Rispetto a quello di Venus, il detergente 3 in 1 di cui vi ho parlato e riparlato, quell'altro lo trovo un po' più performante perché ha anche l'aspetto del tonico, anche se io lo metto. Però quello là non ha proprio profumazione, quindi per chi magari non predilige la profumazione, vi dico forse l'altra versione è meglio. Però questo effettivamente è un prodotto due in uno ed è una chicca perché è anche secondo me abbastanza luminoso perché noi dobbiamo illuminare, dobbiamo illuminarci anche quando andiamo a dormire, essere luminose. Mi piace perché comunque strucca bene. Mi raccomando gli occhi chiusi perché a differenza magari di un burro struccante, di quello di Venus che non danno problemi, questo forse anche a causa, grazie alle componenti che ha, potrebbe far bruciare leggermente gli occhi e se ve lo dico io con gli occhi sensibili, fidatevi. Però con le dovute accortezze, seguendo effettivamente quello che dice il brand, anche se vi dico io molto spesso inumidisco le mani e di problemi non ne ho assolutamente, francamente è un buonissimo prodotto della grande distribuzione, prezzo piccolissimo e ve lo straconsiglio, ne ho un'altra confezione in scorta. Mi piace molto. Fatemi sapere se l'avete provato e se questa specifica beauty recensione un po' più dettagliata ha chiarito magari qualche dubbio alle ragazze che mi hanno posto delle domande, spero di sì.
Vi aspetto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, spero di esservi stata utile, questa volta un po' di più dell'altra, se così è stato vi invito a lasciarmi un mi piace, a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e iscritte, lasciarmi un super mega like di supporto, seguirmi su tutti gli altri social che trovate qui sotto e ci vediamo alla prossima, ciao!